due componenti molto amati della Royal Family stanno per pronunciare il fatidico sì, l'annuncio ha reso tutti felicissimi. Per la monarchia mondiale non è sicuramente un bel periodo, dato che sono recentemente arrivate delle notizie non proprio positive. Ad esempio, a Re Carlo e a Kate Middleton sono stati diagnosticati due tumori contro cui stanno lottando da alcuni mesi. A prendersi il carico delle responsabilità sono infatti la regina Camilla e il principe William, che diventerà in futuro sovrano del Regno Unito in quanto primogenito. Ad attirare l'attenzione è stata però adesso la notizia su un matrimonio che sta per essere celebrato e che riguarda due protagonisti molto amati. Le nozze nella Royal Family, stanno per sposarsi. A dover pronunciare il fatidico sì sarà la principessa Martha Louise di Norvegia, che presto giurerà amore eterno allo sciamano Durek Verrett. I due convoleranno infatti a nozze il 31 agosto e l'evento è tra i più attesi dell'anno in quel di Norvegia. La coppia si è conosciuta ben 5 anni fa, dopo la separazione di lei, avvenuta nel 2016, dal precedente marito Ari Behn, uno scrittore che aveva sposato nel 2002 e che si è poi suicidato nel 2019. Dalla storia d'amore dei due ex coniugi sono nate anche le tre figlie Maud, Lia ed Emma. La donna ha inoltre deciso di allontanarsi dai suoi obblighi reali per aprire un centro di terapia alternativa chiamato Scuola degli Angeli. Un progetto, questo, che la famiglia reale non aveva molto apprezzato, tanto che aveva chiesto alla principessa di rinunciare al proprio titolo reale. Questa scelta è stata in seguito confermata quando lei ha incontrato il suo fidanzato, futuro sposo, che non è mai piaciuto granché ai suoi familiari. I due hanno infatti vissuto a distanza per molti mesi durante la pandemia, ma hanno in seguito deciso di andare a vivere insieme. Ciò che mi colpisce è che posso svegliarmi ogni giorno con questa bellissima donna, ha ammesso lui nel corso di un'intervista. Lo stesso Durek ha infatti dichiarato di amare molto la Norvegia e di essersi completamente invaghito dei fiordi e dei cibi di questa bellissima nazione. Intanto, sta crescendo sempre di più l'attesa per il matrimonio di Martha e del suo fidanzato, tanto che i sudditi non vedono l'ora di vederli finalmente pronunciare il fatidico sì. Nonostante i vari alti e bassi, ci sono molti ammiratori che sostengono la coppia e che si sono detti felicissimi per la notizia del loro matrimonio.